quartiere generale di Franco Zotti, zona Piuma. Andiamo a vedere questa casa, questa reggia di Franco Zotti. Cari amici, siamo nel quartier generale di ma c'è anche il cane già. Ciao, Franco Zotti. C'è il leone di Venezia, pronto. No, guarda che roba. Oh. Lega Nord, ma se ti hanno buttato fuori, cazzo. Roma, l'ambasciata, ogni città deve avere l'ambasciata della Lega. Sì. A me mi avevano incaricato a fare l'ambasciata. Adesso devo pulire l'erba. Sì. Devo pulire tutto perché poi c'è il Giro d'Italia. Sì, eh? Ho ammainato una bandiera. Sì. Quella di Salvini, l'ho ammainata. Ah, quella di? Salvini. Ah, l'hai ammainata? Sì, perché mi sembra che non è più quello di una volta. Esatto. Là mancano due bandiere. Sì. Perché me l'hanno fottute. Ah, te l'hanno fottute. Ci sono i terroristi qua che vanno in giro a rubare le bandiere. Vedi, sono stagionate, sono vissute queste bandiere. Ma proprio vissute. E qui è la casa del futuro sindaco. Del futuro sindaco. Quando sarò sindaco farò tutto bello, pitturerò la lingiera, tutto. Cioè, ma c'hai questo albero? Qua è una magnolia. Una magnolia. Un albero italiano, sai perché è un magnolia. La magnolia è un albero italiano perché ha le foglie verdi. Ma c'è anche le campane tu che suona. Sì, adesso suonano le campane perché arriva il sindaco, suonano le campane. La magnolia c'ha le foglie verdi. Sì. I fiori bianchi e le pigne rosse. Ah. Quindi questa casa qua, nonostante che era nella minoranza slovena, sì. La magnolia è l'albero degli italiani, diciamo. L'albero degli italiani. L'albero degli italiani perché è tricolore. Non sapevo questa roba qua. Ecco. Poi c'è il pino. Chiudiamo in bellezza il pino. Pino, guarda che roba. Il pino, famoso pino capo della Lega. Esatto. Lo conosci. Sì, pino. Pino era il capo della Lega. Ah, il capo della Lega, non sapevo. Vabbè. Va bene, comunque. E qua finisce la. Ma vedo che c'è anche un gatto. Sì, il mio o gattino, sbaglio? Il mio gattino. Guardalo, guardalo lì. Piccione, attacca, attacca. Attacca, attacca. Piccione. E via lui. Timido, timido. E via poi lui. C'è il cane. Eh? È un pastore australiano. Australiano. Lui parla inglese. Parla inglese, altro che noi. What's your name? What's your name? Attacca. 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 Eccolo là. Ha due cassette della posta. Sì. Una è nascosta. Come mai? Perché hanno spaccato tutto i terroristi. C'hai i terroristi. Adesso andiamo a vedere, Robby. Sì. Andiamo a vedere, sì, fai. Do un'occhiata alla casa, tutto, no? Tutto nascosto. Sì, vedo che c'è tutto nascosto. Nessuno, io posso girare nudo, nessuno si accorge. Esatto, tranquillamente. Adesso andiamo a vedere i pezzi di asfaltatura che hanno fatto per il giro. Sì. E ben venga il giro, perché con il giro tutto nuovo. Però sei fortunato, c'è sempre questo bel suono del le campane alla mattina alle 6 mi svegliano sempre. Ma il bello l'estate. Suona anche l'orario, l'ora? Sì. Le 6, 1, 2, 3, 4. Ogni ora c'è il battoccio. C'è il battoccio. Oh, ma dopo ti abitui, sai, è come andare sulle ferrovie. Uguale. Esatto, sì. E adesso stamattina è stato un incidente qua. Anche. Un furgone ha sbandato, ma niente di grave. Perché l'asfalto è un po' viscido quando piove. Ma speriamo che domenica 23 non ci sia bagnato, perché sennò qua. Però senti una roba, visto che ti hanno cacciato dalla Lega, no? Ma perché insisti a mettere quelle bandiere invece di metterne delle altre? Avevo quella di Bossi. Eh? Le bandiere della Lega una volta prima avevano Bossi, no? Bossi. Erano là e me le hanno fottute. Fottute, esatto. Forse qualche appassionato quanto di robe antiche, qualche antiquariato. Sì. E hanno lasciato quelle di Salvini. Adesso magari col tempo magari cancelleremo, metteremo Zotti. E certo, cambierai, no? Un attimo. Sì, ho già cambiato, ma il mio cuore è rimasto lì. È rimasto là? Robby, il primo amore, te lo ricordi il primo amore tu? Io ho il primo amore, sono della DC. Mangiati che mangio anche me. Esatto. Mi sono di questa idea, esatto. Quindi, adesso devo solo scegliere ogni anno chi. Il meno peggio. Esatto. Diciamo che il primo amore non si dimentica mai, insomma, no? Poi sai, 10 anni di convivenza con la Lega. Il mio amico il Conte Max, eccolo qua. Eccolo lì, ciao. Non è che si può dimenticare queste cose. No, non si dimentica. E ha detto che il Giro d'Italia verrà fatto tutto quanto con i soldi della regione. Andiamo un po' a vedere le strade, sì, vediamo i capolavori. Ok. Te le rompo.